Ammazza, ragazzi, eh. Ammazza quello che abbiamo visto, raga. Mamma mia, mamma mia. 4-1, ragazzi, per di più con l'Atalanta. Madonna, ragazzi. 4-1. Io non ho parole, ragazzi, cioè io davvero sono felicissimo di questa bellissima vittoria. Saliamo a 8 punti, ormai sapete il punto di penalizzazione e la sconfitta 3-0 a tavolino contro Juventus che parano probabilmente di corso e Napoli lo vincerà, spero. Però levando Juventus Napoli 3-0 a tavolino bla bla bla. Parliamo di questa partita, ragazzi. Primo tempo veramente assurdo e determinante, ragazzi. Assurdo. È super Lozano, ragazzi, Madonna, Lozano illegalissimo, illegalissimo Lozano. Sta pure per fare la tripletta su assist di Petagna appena entrato. Insomma, avete giocato tutti benissimo, gli hanno giocato tutti quanti bene, dell'Atalanta, beh. L'Atalanta tutti hanno giocato male. Gli unici che sono i premi dell'Atalanta sono l'Hammers, che tengo io al Fantacalcio. Vabbè, tanto non l'ho messo, tanto a me che cazzo me ne frega del fantacalcio, ci gioco, l'importante è divertirsi e basta, il fantacalcio, beh. Pasalic, che ha fatto una buona partita anche lui, e Romero, che ha fatto 10 minuti di falli e non è stato ammonito. Gli altri Atalanta hanno giocato tutti quanti male. Forse è stato soltanto Papu Gomez. Nell'Apro, ragazzi, tutti avete giocato bene. È arrivato il primo gol in Serie A di Victor Osimhen, ragazzi. L'ex Lille segna il suo primo gol con la maglia del Napoli. Mamma mia, ragazzi, che gioia. Tanto scusate se ho la tuta del Benevento, però. Ma sono simpatizzante del Benevento. Non è, vabbè, sono tifoso, però tifo più Napoli che Benevento. Comunque, raga, che devo dire? Partita veramente assurda. Gattuso ha studiato quelli dell'Atalanta. I giocatori del Napoli hanno studiato quelli dell'Atalanta. Come si. Insomma, vedendoli, come si gioca a pallone, raga. Segna anche Politano, ragazzi. Segna Politano che ha fatto un bellissimo gol, anche il secondo gol di Lozano, veramente bellissimo. Ma mai bello quanto il gol di Victor Osimhen, ragazzi. Un gol veramente straordinario, raga, veramente straordinario. Veramente, veramente straordinario. Vabbè, il secondo tempo, insomma, ha avuto qualche occasione per il 5-0, però. Segna l'Amers per l'Atalanta, secondo gol consecutivo per. Penso per. Aspetta un attimo che devo un attimo. Mi tocca, ragazzi, fare il video in bagno, però boh. Partita veramente straordinaria. La prossima partita sarà di Europa League con, mi pare, l'AS Alkmaar. Non so se qua, non so se giochiamo a Napoli oppure no. E la partita con il rischio che non si potesse giocare, speriamo di giocarlo. Vediamo. Questo è il ritmo, è la grinta, veramente dopo il 3-0 a tavolino. Spero tanto che fanno il ricorso e Napoli lo vince, anche se sembra tutto quanto inutile. Però la speranza è sempre l'ultima a morire. La grind, cazzuti, arrabbiati, poi dopo il 4-0, insomma, non ci siamo smarriti del tutto, no. Vabbè, oltre al gol di Lammers, con 30 minuti, no, penso 20 minuti dopo è arrivato il colpo di testa di Gosens, che ha mandato alto. Ha fatto una pessima partita Gosens. Tutti quanti, ragazzi, abbiamo asfaltato l'Atalanta, squadra meravigliosa. Vabbè, meravigliosa sì lo è, però noi siamo molto più meravigliosi, insomma. Stiamo facendo molto molto bene. Vediamo che succede nelle prossime partite, raga. No, raga, faremo un culo a tutti quanti, ci faremo veramente un grandissimo, raga. Questa è la cazzimma, raga. Gattuso, inga inga inga, cacciuccia, fa incazzare i suoi calciatori, insomma, per far ricordare il dopo. Qualche insomma, in questo momento ancora nessun risultato negativo, nel senso calcisticamente di risultati, forse come se tipo stesse perdendo il Napoli, no, esempio. Cazzuti, grinta, voglia di giocare, non fa toccare la palla agli avversari, fa ringhiare Gattuso, fa incazzare Gattuso, ragazzi, questo è come la penso io. Fa ringhiare Gattuso e mandare Osimhen tutti quanti in attacco per trovare tanti tanti gol, ragazzi. 4 gol all'Atalanta, vi metto con 4 gol all'Atalanta, Madonna, ragazzi. Noi abbiamo il secondo miglior attacco alla Madonna, ragazzi. Ottavo, no, secondo miglior attacco, ma la Madonna.
Questa idea, ragazzi, ce l'avevo. Ragazzi, oh, sei gol al Genoa, due al Parma, forse ne potevamo fare due in più. Ora 4 gol all'Atalanta, ragazzi, Gasperini che si stava mangiando le mani, così, stava in panchina, si stava mangiando le mani come lui stesso fa, di solito. Però può capitare, insomma. Ora, la prossima partita del Napoli in Serie A. E col Benevento vinciamo 4-1. Ragazzi, purtroppo il mio video può finire qui, non c'ho più altro da dire, tanto i miei genitori, tanto i miei parenti, la mia famiglia stanno bene i coglioni. Ci vediamo al prossimo video. Se sei nuovo, iscrivetevi al canale, dite quello che volete, cosa ne pensate di questa partita, che è veramente stata rovinata, non dico nient'altro. Dominatissima, continuiamo così per tutto il campionato. Ciao ragazzi, e sempre Forza Napoli!